una partita praticamente perfetta, interpretata davvero alla perfezione dai tuoi, che oggi hanno avuto anche il killer instinct per portarla a casa, per ucciderla, per chiuderla. Sì, alla fine un po' temevamo questo discorso, perché era accaduto anche in Coppa Italia, avevamo un po' il braccino, come si suol dire, nei minuti finali, però anche le parate di Monciardini alla fine si hanno tenuto veramente avanti col punteggio e ci hanno permesso di gestire con più calma gli ultimi attacchi. A questo punto non si scherza più, se prima eravate per i pronostici di tutti, forse voi ve lo dicevate un po' meno di essere una candidata allo scudetto, non c'è dubbio adesso. Ma noi andiamo avanti partita dopo partita, le partite in questo playoff sono tutte imprevedibili e tutto, abbiamo visto anche i risultati delle altre partite, e sono tutte difficili, quindi con calma adesso noi siamo un po', dobbiamo recuperare un po' anche qualche acciacco e speriamo poi di arrivare nel rush finale al meglio della condizione. Sì, i primi 15 minuti l'abbiamo aperta anche abbastanza bene, poi non so cosa è successo, ma sì, siamo andati sotto e mai quel qualcosa in più per recuperare. Stavolta ci è mancata, diciamo, anche la fortuna, parliamo sinceramente, che l'ultima volta ce l'avevamo. Però è strano, fa riflettere il fatto che siete una squadra con così tante rotazioni a confronto invece di una squadra che sicuramente oggi ne aveva meno di voi e invece ha avuto forse più voglia di vincere? Non credo più voglia di vincere, io non posso rimproverare niente ai compagni, no? Ognuno ha dato il massimo. Però sì, penso che noi dobbiamo riflettere, perché io sono sicuro che siamo la squadra più completa, non dico la più forte perché quello non lo dico mai, ma la più completa sicuro, come hai detto te. Abbiamo tanti cambi e tutto, ma non lo so, adesso dobbiamo analizzare veramente. Se Presano non l'abbiamo analizzato perché ci dovevamo già preparare per Fasano e per i prossimi impegni, adesso penso che un po' dobbiamo pensarci sopra. Sguardo ai risultati della pool playoff, perché Conversano e Pressano sono il duo di testa della classifica, Pressano ha vinto a Fasano, insomma sta accadendo un po' di tutto. Sì, ma anche se penso che alla fine non è ancora così importante, perché se arriviamo tutte e quattro le squadre tra le prime quattro, poi ci sarà di nuovo la lotta semifinali, finali, andata e ritorno, c'è ancora tanto veramente. Però proprio per questo, no, c'è tanto, però dobbiamo metterci a posto noi, no?